Tutto lo sport mondiale è fermo da settimane. In questo periodo dove noi dobbiamo rimanere a casa e siamo tutti in quarantena, mi sembra l'occasione giusta per proporre un nuovo tipo di format che andrà un po' ad approfondire quella che è la mia passione per lo sport e anche il motivo per cui tifo certe squadre o scuderie rispetto ad altre. Questa sarà, spero, una serie di filmati che andrà a coprire questo periodo di quarantena, senza grafiche, senza montaggi particolari, soltanto un mio racconto, un mio pensiero su quali sono stati i motivi per cui lo sport mi ha appassionato e in particolare ovviamente gli sport che tratto qui sul mio canale, che sono quindi principalmente baseball americano e Formula 1 e tutti gli sport motoristici. Baseball e Formula 1 sono i miei sport preferiti in assoluto, il baseball in particolare, ed è anche quello che pratico nella vita vera dopo il lavoro. In realtà pratico lo slow pitch softball, che è una variante del baseball, ma ne parleremo casomai in un altro video. Parliamo però della Formula 1, l'altro sport principale di questo canale amatoriale, e oggi voglio raccontarvi di quella che è la mia passione per la Formula 1 e perché sono un tifoso convinto, della scuderia McLaren, scuderia che oggi naviga nella metà della classifica dietro, i tre top team che sono McLaren, Mercedes e Red Bull. Ed è una storia, diciamo, di affetto e di tributo verso quello che è un grandissimo campione che è Mika Häkkinen. Come leggete dal titolo, Mika Häkkinen è l'uomo che mi ha fatto appassionare alla Formula 1 e che mi ha e mi fa tifare tuttora la McLaren. E i primi ricordi che ho di Mika Häkkinen sono molto confusi, perché io ho ricordi di seguire la Formula 1 dal 99 e il 2000, quindi proprio quando ero un bambino. Io sono nato nel 94, ho 26 anni, e i primi ricordi che ho sono delle grandi lotte tra Schumacher e Häkkinen proprio nel 99. Ho memoria dell'incidente di Schumacher a Silverstone e della comparsata di Mika Salo ai tempi della Ferrari. Ho memoria di alcune manovre clamorose di Häkkinen e ho memoria a sprazzi di queste lotte tra quelle che anche a un bambino di 5 anni sembravano e sono tuttora due leggende del motorsport, due grandissimi campioni. E da bambino, non so per quale motivo, in realtà la simpatia mi ha sempre portato verso il finlandese rispetto al tedesco sulla Ferrari, il che è un po' è controintuitivo, perché io sono emiliano di origine, vivo a Parma e la Ferrari ha sede a Maranello, provincia di Modena. Io ce l'ho veramente attaccata, e soprattutto un italiano che non tifa Ferrari, capisco che possa far storcere il naso anche a molti di voi che potranno guardare questo filmato. Un bambino si fa ovviamente prendere dalle prime cose che vede, dai primi ricordi, no? È come se uno nel calcio si appassiona, a una squadra in particolare piuttosto che a un'altra. E questo è un po' il mio caso, nel senso che appunto io ho un ricordo molto vago, però ho presente di questa grande battaglia tra Häkkinen e Schumacher, e Häkkinen mi ha sempre fatto saltare veramente dalle emozioni, perché insomma era veramente quella che poi si è veramente rivelato, ovvero un campione che effettivamente ha vinto quello che ha vinto, ovvero due titoli del mondo, e che se la lottava con un altro grande campione che poi avrebbe dettato legge dal 2000 fino al 2000. 2004. E il motivo definitivo per cui ho deciso di tifare McLaren è inevitabilmente anche quella grandissima manovra che fece Häkkinen nel 2000 a Spa-Francorchamps, il mio circuito preferito di sempre, ai danni proprio dello stesso Schumacher con in mezzo Zonta. Quella fu una manovra leggendaria, e quella fu veramente la manovra che dentro di me fece scattare la scintilla, mi fece dire: ok, da qui in poi, se seguirò la Formula 1, tiferò per la McLaren e per Mika Häkkinen. Una manovra, quella di Spa-Francorchamps, veramente che è passata alla storia e che veramente vi invito a rivedere, perché ne vale assolutamente la pena. Mika Häkkinen, che mi sembra più vicino questa volta, sceglie e c'è Zonta di un'altra traiettoria. mezzo all'interno, lo decide di passare. Häkkinen ce la fa ed è stata una grande manovra, grande entusiasmo nel box della E da McLaren. lì, insomma, poi dopo aver visto queste grandi battaglie tra due grandi campioni, la Formula 1 è sempre rimasta nel mio cuore e nella mia passione, pur non avendo mai avuto l'onore di vedere una gara dal vivo di Formula 1. Sono stato
stato all'autodromo diverse volte, sono stato a Monza e a Imola, recentemente ci sono tornato per vedere altre categorie motoristiche. Il sogno sarebbe anche tornare a vedere una gara di Formula 1, adesso che ho più coscienza di quello che succede, che appunto ho più passione rispetto magari ovviamente agli esordi da bambino, e veramente mi piacerebbe un domani tornare all'autodromo, magari un autodromo italiano, e vedere la gara della vita della scuderia che tifo, una scuderia che comunque ha avuto tantissimi campioni nel novero dei piloti, ha avuto il primo Kimi Raikkonen, ha avuto piloti importantissimi come Lewis Hamilton, che ha vinto un mondiale con la McLaren nel 2008, ha avuto Fernando Alonso, nel passato anche Ayrton Senna ha corso per la McLaren, quindi insomma è una scuderia con tantissima tradizione, che quando era motorizzata Mercedes se la giocava proprio con la Ferrari, che era l'altra mega forza della Formula 1 per vincere i titoli del mondo. Adesso col fatto che appunto è dietro Mercedes ufficiale, Ferrari ufficiale e Red Bull Honda ufficiale, insomma si naviga verso una metà di classifica, una posizione di classifica di punti con costanza, però è una squadra che potrà crescere, e mi auguro un domani che possa tornare ai fast del passato, e mi auguro di vederla tornare a vincere un domani la scuderia per cui tifo dopo appunto il 2008. Adesso la McLaren c'ha Norris e Sainz, e finalmente si sta risollevando dopo anni di buio assoluto. Io ho passato gli anni del dominio Mercedes e della lotta Ferrari-Mercedes tra Vettel e Hamilton a vedere la mia scuderia veramente in fondo, un po' come la Williams di adesso, una scuderia che faceva veramente fatica con un motore veramente orrendo, e vedere una scuderia così tanto gloriosa in fondo a me da tifoso ha fatto sempre penare tantissimo. Però io ho sempre tifato quella che è la mia scuderia del cuore, la McLaren, appunto perché è stato Mika Häkkinen a farmi appassionare alla McLaren e alla Formula 1 in sé. Ciò non significa ovviamente che detesto la scuderia Ferrari, essendo italiano, ma tifo semplicemente un'altra scuderia, e la tifo, ripeto, come tributo a quel campione che fu, un campione che tra l'altro si ritirò prestissimo appunto per l'eccessivo stress che diede la Formula 1. Se non sbaglio l'ultima gara di Mika Häkkinen fu nel 2002, tanto è vero che dopo al posto di Häkkinen andò a subentrare Kimi Raikkonen, che a momenti vinse il mondiale contro Schumacher nel 2004, pena però purtroppo una McLaren poco affidabile, il mondiale lo vinse il pluricampionissimo tedesco. Tutto questo però non mi fa, dicevo, demordere da quello che è il mio tifo e da quella che è la mia passione. Seguirò continuamente la Formula 1, sia in questo 2020, se e quando riaprirà il campionato, sia negli anni a venire, cercando di portare il punto di vista di un appassionato che è di fatto da 20 anni che segue la Formula 1, anche di più, seppur i primi anni appunto sono anni da bambino. Vi ricordo, io la seguo dal 99-2000 e adesso di anni ne ho 26, questo per farvi capire che vedendo tante gare un pochino di passione, e non dico di cultura ovviamente, l'ho accumulata, cercherò, dicevo, di dare il mio punto di vista personale, sempre con un occhio di riguardo verso la McLaren, però cercando di offrire quella che è la passione di un qualunque appassionato, con un canale amatoriale che dà sfogo alle sue passioni tramite questi video, oltre il lavoro vero che mi circonda tutti i giorni, in questo periodo un pochino meno, causa appunto la quarantena da Covid. Spero che questo mio piccolo personale tributo a Mika Häkkinen e alla mia passione per la Formula 1 in generale vi sia piaciuto, e spero di darvi altri contenuti in merito, un po' di approfondimento sugli altri sport che tratto in questo canale. Se avete ovviamente nel caso curiosità e domande, lieto nel caso di rispondervi. Dunque il saluto affettuoso da parte di Matthew Torgard, ci vediamo a un prossimo video.